Ciao a tutti, allora ecco siamo tornati io e Achille e siccome siamo in prossimità dell'estate, quindi tutti vogliamo dimagrire, più di qualcuno vuole essere un pochino più definito prima di scendere sulle spiagge, io personalmente oggi parlerò di un argomento che si chiama costo energetico dell'esercizio fisico, ovvero quanto si spende mentre ci alleniamo. Ciao ragazzi, invece oggi vorrei darvi delle chicche per quel che riguarda la frutta e la verdura, proprio in avvicinamento alla stagione estiva. Lo sai che le carote, oltre ad un quantitativo di beta-carotene, contengono il folcarinolo, una sostanza in grado di prevenire la formazione di cellule tumorali. Lo sai che alcuni tipi di verdure, come i cavoli, i cavoletti, contengono la glucorafanina, una sostanza in grado anch'essa di prevenire la formazione di cellule tumorali. Più questo tipo di verdura risulta amara e più questo tipo di sostanza è presente all'interno della verdura. Lo sai che alcuni tipi di frutta, come ad esempio gli agrumi, contengono il limonene, che è utile nel prevenire sintomi parainfluenzali come tosse, come mal di gola, come mal di testa. Lo sai che l'avocado, un ottimo frutto, risulta essere importante sia per il buon quantitativo di grassi, ma soprattutto perché contiene il glutatione, un antiossidante per eccellenza, e contiene anche un buon quantitativo di potassio, addirittura superiore a quello delle banane, e quindi molto utile per tutti coloro che praticano attività sportiva. Allora, siccome oggi sto parlando del costo energetico, dobbiamo sapere che il costo energetico, ovvero quanto spendo mentre faccio esercizio fisico, è angolo dipendente. Che cosa significa? Mentre sto svolgendo un qualsiasi esercizio in palestra, più chiudo i miei angoli, nel momento in cui li vado a riaprire, più spendo calorie. Tra poco vedremo due esempi, prenderemo in esame un esercizio molto semplice, squat e press, dove vedremo una modalità più sbagliata per bruciare calorie, una modalità invece corretta per bruciare più calorie possibili. Mi raccomando ragazzi, seguiteci sui nostri social, sia la nostra pagina Facebook Fitness e Nutrizione che ovviamente i nostri canali Instagram, Achille Mariani Nutrizionista e Stefano Palombi Personal Trainer. Benissimo, ci vediamo lunedì prossimo, ciao! Ciao a tutti!